Grazie, grazie regia, benvenuti a tutti. Ringrazio prima di tutto ed il tecnico Emma Gioli per questa, diciamo, possibilità di poter discutere di un argomento così, così particolare, così anche importante dato il periodo, e grazie anche ad Aze Technology che effettuerà tramite l'ingegner Ferrari un intervento dopo di me, entrando più nel dettaglio del funzionamento dei sistemi di ricarica elettrica negli edifici residenziali. Che cosa mi è stato affidato? Mi è stato affidato proprio l'argomento bonus fiscali, giustamente essendo un professionista, quindi il lato tecnico lo lascio proprio all'ingegnere mio compagno di viaggio, l'ingegner Ferrari. Parleremo in questo frangente, quindi questa ventina di minuti, mezz'oretta, di quali sono le agevolazioni disponibili se si acquista un impianto per la ricarica elettrica. Agevolazioni disponibili, parleremo delle spese ammissibili e anche, come vedete in slide, di quelle che sono le indicazioni operative, ovvero come poter accedere a tutti quei bonus fiscali che riguardano l'argomento in questione. Soprattutto vedrete che faremo un focus molto particolare per quel che riguarda l'alternanza, quindi la possibilità di optare o per il regime tradizionale della detrazione relativa all'impianto di colonnine per la ricarica elettrica o l'alternativa di poter beneficiare del cosiddetto superbonus. Superbonus che sappiamo sta prendendo un po' la scena. Sta portando via la scena, magari ad altre detrazioni che comunque restano in vigore. E per ultimo ci è sembrato molto importante e opportuno fare un piccolo focus molto breve, qualche cenno, a proposito dell'IVA agevolata per i veicoli elettrici, soprattutto per quel che riguarda l'utilizzo da parte di persone diversamente abili. Questo perché l'acquisto di autovetture, in particolare l'acquisto di autovetture elettriche o comunque di mezzi di trasporto elettrici, può comunque essere agevolato in una maniera particolare relativamente all'IVA, anche con ovviamente l'acquisto di un veicolo elettrico e del corredo, di quel che riguarda il funzionamento del veicolo e nel caso particolare appunto la colonnina, quindi l'impianto per la ricarica elettrica. Vado via liscia, diciamo così, su una sorta di introduzione, perché tutti noi sappiamo, ma tanto poi l'ingegner Ferrari ci specificherà sicuramente meglio, anche perché io non sono un tecnico vero e proprio di questo tipo, ma diciamo che la ricarica elettrica è più che altro una fonte di energia alternativa proprio per ridurre le emissioni di inquinamento nell'ambiente. Non me ne abbia quindi Lorenzo se io mi esprimo in una maniera che non è tipica del suo settore, ma cerco di essere terra terra sotto questo aspetto. Diciamo quindi che negli ultimi anni la ricarica elettrica ha cercato di prendere piede, quindi anche grazie a degli incentivi, incentivi per favorire quindi il mercato dell'utilizzo, quindi dell'acquisto di veicoli, non solo dal punto di vista delle autovetture, ma anche di acquisto di furgoni. Con o senza rottamazione, infatti, vedete nella slide, si ha la possibilità di accedere a dei bonus che sostanzialmente consistono, e qua parliamo di agevolazioni disponibili da un punto di vista dell'acquisto, consistono a volte anche in una notevole riduzione di prezzo. Quindi con o senza rottamazione il prezzo ovviamente può essere più o meno alto, ma l'incentivo, quindi a sostituire la propria autovettura o il proprio automezzo lavorativo con un mezzo elettrico può dare origine ad un buon vantaggio da un punto di vista economico, da un punto di vista finanziario, proprio perché l'incentivo consiste proprio nell'invogliare le persone a variare, a virare la tendenza dall'utilizzo di tradizionali mezzi di trasporto all'utilizzo di veicoli che vengono alimentati proprio dall'energia elettrica. Entrando più nel vivo di quelle che sono le agevolazioni relative proprio all'acquisto di autoveicoli, vedete in slide il bollo.
Il bollo auto, il famigerato bollo auto che ognuno di noi, almeno io personalmente, dimentichiamo ogni anno, poi però lo pago sempre, prevede che i veicoli che sono 100% elettrici oppure ibridi siano esenti dal bollo auto, quindi dalla tassa automobilistica che non andremo a pagare per il primo quinquennio, quindi per il primo quinquennio dal momento dell'immatricolazione. Successivamente si ha la possibilità di poter beneficiare di una riduzione al 75%, il che significa che si pagherà il 25%. Questo per quanto riguarda ovviamente gli automezzi elettrici. Per quel che riguarda invece le auto aziendali, quindi le flotte che sono possedute da aziende, si può beneficiare di un 25% di sconto sul bollo. Ovviamente non entro, diciamo, nel dettaglio, anche perché comunque sicuramente meglio di me Lorenzo magari potrà specificare l'argomento, ma anche e soprattutto quando si acquista un veicolo è bene anche affidarsi alla concessionaria o comunque alla ditta che è alla concessionaria che vende proprio gli automezzi proprio perché è preparata anche sotto questi aspetti di agevolazioni, di bollo, bolli auto aziendali, piuttosto che proprio agli incentivi di rottamazione o meno per l'acquisto. Non da ultimo, ma giusto perché a titolo informativo mi pareva molto, molto utile trasferirvi questa informazione, sempre per quel che riguarda ovviamente gli autoveicoli elettrici, con la legge di bilancio del 2020, quindi entrata in vigore proprio per l'anno di imposta 2020, addirittura le pubbliche amministrazioni, quando rinnovano la loro flotta, quindi quando cambiano il parco mezzi, sono addirittura obbligati ad acquistare veicoli elettrici, ibridi, oppure idrogeno, quindi con l'utilizzo di una fonte alternativa di energia, quindi diversa dal carburante, benzina, diesel e quant'altro, che siano in una misura non inferiore al 50%, il che significa che almeno la metà dei mezzi acquistati da qualunque pubblica amministrazione, e un esempio che è lampante, che in questo momento mi viene in mente, ad esempio i mezzi di trasporto della nettezza urbana, questi devono essere elettrici, quindi devono essere ad alimentazione alternativa elettrica. Proprio per questo motivo la pubblica amministrazione si è impegnata sotto questo aspetto per incentivare in qualche modo la riduzione di inquinamento e quindi dell'immissione di sostanze inquinanti da parte degli automezzi tradizionali, favorendo quindi il rinnovo del parco auto, del parco mezzi con almeno il 50% di queste tipologie di trasporto, di automezzi di trasporto. Inoltre, e qui ovviamente invito a verificare presso le varie amministrazioni locali, spesso e volentieri nelle città, soprattutto quelle particolarmente popolate, quindi con una densità di mezzi di trasporto particolarmente elevata, spesso e volentieri si possono ottenere vantaggi se si è in possesso di un mezzo ad alimentazione elettrica, parcheggio gratuito, come vedete evidenziato in slide, oppure la possibilità di poter circolare liberamente nelle zone a traffico limitato, le cosiddette ZTL, senza doversi preoccupare appunto delle immissioni di sostanze inquinanti. Come vedete, quindi l'acquisto, l'utilizzo di un automezzo elettrico ha dei benefici. Porta dei benefici dal momento dell'acquisto fino al momento dell'utilizzo. Ma ovviamente che cosa serve? Cosa dobbiamo fare? Occorre l'alimentazione. Alimentazione che, come tutti noi sappiamo, per quanto riguarda i mezzi tradizionali, è il classico distributore di benzina. Per quanto riguarda invece gli automezzi elettrici, parliamo di una ricarica della cosiddetta colonnina, quella che io amo definire in maniera un po' così veloce, la colonnina di ricarica elettrica.
Il vantaggio è che di fatto la si può avere, e dopo lo vedremo, anche sotto casa. Quindi è come se avessimo un distributore sotto casa in alcune condizioni particolari. In altri casi invece vedete, magari se ponete attenzione nelle vie delle vostre città, dei vostri centri abitati, vedrete che stanno nascendo sempre di più queste installazioni, quindi vengono sempre più con una maggiore frequenza installate negli angoli delle vie piuttosto che delle piazze, o anche in corrispondenza di luoghi particolarmente frequentati proprio per permettere la ricarica di questi autoveicoli. Che dire, per quanto riguarda ciò che effettivamente è importante per noi dopo questa carrellata, relativa proprio ai vantaggi per quel che riguarda l'acquisto degli automezzi, possiamo fare riferimento in particolare a ciò che, si ha a che fare con l'effettiva installazione della colonnina, che è praticamente, oltre alla macchina, il cuore pulsante di tutto ciò che costituisce il sistema per migliorare e quindi evitare l'inquinamento. Colonnina e autovettura, quindi, di fatto sono l'accoppiata vincente per un futuro più ecologico, sostanzialmente. Diciamo che, perdonatemi, per quanto riguarda sia gli acquisti di autovetture e di tutto ciò che di cui abbiamo discusso fino adesso, è bene comunque rivolgersi ai soggetti, alle ditte specializzate nella vendita, ragion per cui insieme a me oggi l'ingegner Ferrari vi spiegherà proprio quel che è possibile fare per quel che riguarda l'acquisto di colonnine elettriche. Quindi, scusate, colonnine per la ricarica elettrica. Per quanto riguarda i vantaggi fiscali, in effetti dobbiamo dire che abbiamo degli incentivi. Incentivi, l'ultimo dei quali è nato nel 2020 con il Superbonus, ma incentivi di tipo fiscale, se si installa una colonnina per la ricarica elettrica, che già ci sono da qualche anno a questa parte. Il mio compito è proprio quello di illustrarvi, di darvi le specifiche per poter beneficiare al massimo dell'installazione, quindi di un intervento di questo tipo. Vedremo che la prima alternativa di beneficio fiscale è più agevole e sicuramente più fruibile. La seconda, come tutti noi sappiamo, se non lo sapete, ve lo diremo oggi. La seconda magari è un po' più di difficile realizzazione se non in presenza di altri interventi. Ma comunque non preoccupiamoci di questo, vi spiego adesso passo passo quali sono i benefici fiscali per installare la nostra fantastica colonnina per la ricarica elettrica, il nostro sistema di ricarica. Detrazione in dichiarazione dei redditi, come vedete, e super bonus. 110% attualmente, poi vi spiegherò che cos'è, 110% che è un'aliquota che sta per ridursi al 75, 70, 65, ma quello lo vedremo poco più avanti e soprattutto vedremo anche che cosa si intende per intervento trainato. Partiamo quindi dal primo punto. Ecco, non vi chiedo di essere dei tecnici e di andare effettivamente a cercare di capire com'è la compilazione della dichiarazione in questo caso, ma se tutti voi almeno una volta siete andati dal dentista, avete sostenuto delle spese, sappiate che le spese mediche, ad esempio, sono detraibili per il 19% con un determinato ammontare minimo. Questo meccanismo che cosa mi permette? Mi permette di poter avere un beneficio che consiste, detrazione appunto, nel pagare meno imposte, pagare meno imposte di quelle dovute allo Stato, oppure addirittura poter maturare un credito corrispondente proprio alla detrazione spettante. Vi ho parlato di spese mediche perché è quello che nel nostro immaginario collettivo fiscale è quella cosa che più balza all'occhio. Spendo 1000 euro dal dentista, 190 euro, ve la faccio breve, mi ritornano indietro, detto volgarmente, come rimborso. Perfetto. Anche per i sistemi di ricarica elettrica funziona nello stesso modo, ma con un vantaggio in più. Vedete nella slide, vi ho semplicemente riportato, ma non arrabattatevi troppo a capire com'è la compilazione, perché per questo ci sono i vostri commercialisti. Vi ho riportato semplicemente, perdonatemi, i quadri della dichiarazione. Questo più chiaro in rosa, arancione è il quadro del modello 730, quello invece azzurro-grigio.
io lo vedo grigio, anzi lo vedo azzurro, è il modello redditi. Vedete che in entrambi, all'arrigo 56 e ORP, a seconda che si tratti dell'una o dell'altra dichiarazione, potete compilare indicando un determinato codice con l'importo della spesa, in particolare, vedete qua il mio puntatore, sostenuta per le colonnine per la ricarica. Questi due sono righi della dichiarazione che compileremo quest'anno, 2022. Quindi se l'anno scorso avete sostenuto una spesa per acquistare un sistema di ricarica elettrica, potete indicare la spesa fino ad una concorrenza di un determinato importo che dopo vi dico, in questi due, diciamo questi due righi. In alternativa, a seconda che voi compiliate il 730, occhi per voi, o il modello, io sono vintage, lo chiamo ancora 740, però è il modello redditi persone fisiche 2022. Lasciate stare una piccola particolarità che magari sarà saltata all'occhio a tutti, e cioè parliamo di pace contributiva o colonnine per la ricarica. La pace contributiva non vi spiego cos'è, diciamo che è una sorta di condono tombale per tutti i contributi INPS non pagati che danno il beneficio della stessa detrazione per le colonnine, per l'installazione delle colonnine per la ricarica elettrica. Li hanno accorpati, non hanno nulla a che vedere le une con le altre, o pace contributiva o colonnine per la ricarica. Ciò che a noi interessa, lo sapete bene cos'è, è la ricarica elettrica. Ma come? Come posso, dopo aver compilato la mia dichiarazione dei redditi in questo rigo particolare, portarmi a casa la detrazione? Bene, dovete sapere che l'agevolazione spettante, quindi se io inserisco la mia spesa 2021 nelle dichiarazioni che compilo adesso, nel 2022, perché le faccio sempre l'anno successivo, io potrò beneficiare di una detrazione del 50% fino ad una spesa massima che ho sostenuto per acquistare la ricarica elettrica, la colonnina, di 3.000 euro. Il che significa, vi ho riportato per semplicità il calcolo, 3.000 per il 50% sarà la mia detrazione spettante, quindi 1.500 euro che mi ritornano o sotto forma di credito oppure sotto forma di minore pagamento delle imposte che io dovrò quest'anno sulla base dell'anno scorso, ma ricordatevi bene, ripartita in 10 quote costanti. Ciò significa che se io nel 2022 ho speso 3.000 euro, perché mi vengono più facili i calcoli, 3.000 euro per installare la mia colonnina elettrica, la mia colonnina per la ricarica elettrica, avrò sì una detrazione di 1.500 euro, ma lo Stato, quindi in dichiarazione dei redditi, io non posso ritornare in possesso, quindi lo Stato non mi permette di ritornare in possesso di botto del mio 50% di beneficio fiscale, ma me lo ripartisce in 10 quote annuali. Quindi io ogni anno, per l'anno in cui farò la dichiarazione e per le 9 successive, potrò beneficiare di un massimo di 150 euro per ogni anno, partendo proprio dall'anno in cui io ho sostenuto la spesa. Ed eccola qua la spiegazione. Quindi, per riassumere, 3.000 euro per il 50% maturo una detrazione che non mi viene data subito, ma mi viene restituita un decimo nell'anno in cui io faccio la dichiarazione, quindi nell'anno della spesa sostenuta, e per le successive 9 annualità, fino ad arrivare a concorrenza dei 1.500 euro, che sono corrispondenti al 50% di 3.000. Come ogni agevolazione che si rispetti, però, dobbiamo anche rispettare dei criteri. Non basta averla acquistata, non basta averla pagata, come di solito si fa normalmente, ma occorre anche conservare la documentazione apposita, cioè occorre conservare quelle pezze giustificative che un giorno, sia mai che l'Agenzia delle Entrate bussi alla nostra porta per chiedere: ma qual era quell'importo di 3.000 euro che hai messo nel tuo rigo e 56 di quella dichiarazione dell'anno lontano 2021, proprio per evitare che l'Agenzia delle Entrate ci faccia questa domanda e noi non siamo in grado di dimostrare con le pezze giustificative, dovremo conservare la fattura di acquisto, prima di tutto, ma soprattutto dovremo pagare per poterci
portare a casa la detrazione del 50% dovremo pagare con un mezzo tracciabile. Attenzione, non contanti, ma mezzo tracciabile. Questo è molto importante perché vedremo invece che nell'altro caso, quindi nel caso del superbonus, sarà invece necessario dover rispettare un'altra tipologia di pagamento. In questo caso, quindi, se inseriamo la nostra detrazione in dichiarazione dei redditi, avremo solo bisogno di queste due pezze giustificative, giustamente la fattura, come per le spese mediche di cui vi ho parlato prima, e il pagamento con un mezzo tracciabile, che può essere un bonifico, una carta di credito, un assegno, un assegno bancario, un assegno circolare. Qualunque forma voi desideriate e che sia frutto dell'accordo con il venditore, il fornitore, ma comunque sempre un mezzo tracciabile. Abbiamo però una seconda alternativa. La nostra seconda alternativa, che è quella che ovviamente adesso va per la maggiore, proprio perché diciamo anche gli interventi da superbonus in questo momento, da un paio d'anni a questa parte, quindi dalla loro prima introduzione con il DL34 del 2020, hanno preso piede. L'installazione di un sistema di ricarica elettrica permette, a differenza di ciò che abbiamo visto nelle slide precedenti, di poter avere addirittura una detrazione del 110% fino ad una spesa massima sostenuta che dipende proprio dalle unità immobiliari. Questo perché non entro nel merito del superbonus, perché già è un ginepraio che la metà basta. Mi preme semplicemente parlarvi delle agevolazioni relative all'argomento in esame, quindi ai sistemi di ricarica elettrica. Quindi vi chiedo magari la cortesia, qualora aveste una domanda che non ha a che vedere a livello fiscale, un quesito che non ha a che vedere a livello fiscale con i sistemi di ricarica elettrica, ma che riguardasse un intervento ben più complesso di superbonus, magari vi invito a scrivere in redazione in modo tale che possiamo rispondere con più calma, perché so per esperienza che quando salta fuori la parolina magica superbonus, tac, il cervello comincia a frullare. Noi concentriamoci quindi sulla nostra ricarica elettrica. Abbiamo visto prima che se dichiariamo, semplicemente se detraiamo la spesa sostenuta isolatamente, quindi solo quella spesa sostenuta possiamo avere fino ad un massimo di spesa di 3.000 euro, il 50% di detrazione in 10 anni. In questo caso, invece, qualora l'installazione del sistema di ricarica elettrica avvenga in maniera coordinata, poi vi spiego come, con un intervento da superbonus, potremo beneficiare, perdonatemi, di questa detrazione del 110%. Non sto a leggervi i massimali di spesa perché siete bravissimi anche voi a leggere la slide, a leggere la normativa, anche perché non voglio rubare troppo spazio al mio compagno di viaggio in questo incontro sui sistemi di ricarica elettrica, l'ingegner Ferrari. Semplicemente vi dico che come c'è un massimale di spesa per quel che riguarda l'acquisto singolo del sistema di ricarica, che è 3.000 euro al 50%, qua abbiamo dei massimali che sono legati, quindi abbiamo un massimo di 2, 1.500 o 1.000 per unità abitativa, scusate, per colonnina, sulla base del numero delle unità abitative dove vengono installate le colonnine, ma ovviamente potrete vedere anche voi, constatare anche voi, l'importo del massimale è decisamente minore, ma vi ricordo che abbiamo un 110 di detrazione, quindi sostanzialmente abbiamo completamente ripagato l'intervento di installazione del sistema di ricarica elettrica. E quindi entriamo nel vivo di questa tipologia di beneficio fiscale spiegandovi un attimo come è possibile. È possibile in tre modi diversi. Facendo un passo indietro vi ho detto, acquisto solo la colonnina, la detraggo per un massimo di 3.000 euro al 50% in 10 anni. Se io invece installo un sistema di ricarica elettrica come intervento trainato, e adesso vi spiego che cosa significa, la detrazione mi spetta per il 110%. Ma come mi ritorna questo beneficio fiscale? Mi ritorna con tre modalità diverse, a differenza della prima. La prima è esattamente uguale, quindi posso detrarla direttamente in dichiarazione dei redditi, come abbiamo visto poco fa.
Solo che se l'intervento di installazione è all'interno di un superbonus, non avrò il 50% di detrazione in 10 anni, ma potrò beneficiare fino al massimo per i condomini al 2023, per una detrazione potrò beneficiare di una detrazione del 110% ripartibile non in 5, scusate, non in 10, ve l'ho spoilerato, ma in 5 anni. Quindi detrazione maggiore. Minore tempo, minore tempistica con cui io mi porto a casa il beneficio. Questo se agisco solo ed esclusivamente in dichiarazione dei redditi. Oppure le altre due alternative che se vi siete interessati di superbonus vi saranno state proposte anche per altre tipologie di intervento che poi vedremo brevemente. Le altre due alternative per portare a casa la nostra detrazione e il nostro vantaggio fiscale sono, prima di tutto, cederla in alternativa, ovviamente cedere questo 110% di detrazione sulla spesa per l'acquisto della colonnina al soggetto che acquisterà la detrazione. Quindi se io pago 2.000 una colonnina, ho il 110% e quindi andrò a cedere il 110% di 2.000 ad un soggetto che lo acquisterà. Ovviamente il soggetto monetizzerà, quindi mi pagherà per questa detrazione, perché io originariamente l'ho pagata al fornitore che ha installato la colonnina, e ovviamente non gratuitamente, il soggetto che acquista che cosa fa? Matura un credito d'imposta che può utilizzare, visto che la detrazione, vi ho spiegato, è un credito, può utilizzare per pagare le sue imposte separatamente da quello che è la mia detrazione. Quindi di fatto io vendo la mia detrazione ad un soggetto che può essere una banca, un intermediario finanziario, le poste e via discorrendo. L'altra alternativa è quella di richiedere uno sconto in fattura. Quindi il fornitore della colonnina, il nostro protagonista, quindi DASE Technologies, spero Lorenzo che sia tra queste ipotesi, quelle che voi praticate, che cosa farà? Anziché farvi pagare il costo, quindi la spesa della colonnina in fattura, vi praticherà uno sconto che può essere al massimo pari al 100%. Quindi voi la colonnina, tra virgolette, non la pagherete perché di fatto cederete la vostra detrazione non alla banca o a un istituto di credito generico come nella seconda ipotesi, ma la cederete direttamente al nostro DASE Technology, quindi alla nostra azienda, alla vostra azienda che installerà le vostre colonnine. Vedete quindi che all'interno di un complesso di interventi tipici del superbonus, il poter monetizzare ed entrare più velocemente in possesso della spesa che abbiamo sostenuto e della detrazione è sicuramente più facile. Più facile, però, con un paletto, ovviamente, dobbiamo considerare. Qual è il paletto? È che io non posso acquistare separatamente la mia colonnina e dire il mio sistema di ricarica e dire molto bene, adesso voglio il 110%. Questo assolutamente non è possibile. Occorre per ottenere la detrazione al 110% aver effettuato contemporaneamente all'acquisto del sistema di ricarica elettrica anche interventi cosiddetti trainanti. Quindi noi ci ritroveremo a dover intervenire su un immobile dal punto di vista edile con degli interventi trainanti che sono stabiliti dalla legge e per il semplice fatto che io sto effettuando uno o tutti e due degli interventi trainanti stabiliti dalla legge, dal DL 34 2020 e dalle sue successive modificazioni, allora posso anche far attrarre non solo ovviamente il sistema di ricarica elettrica, ma anche il fotovoltaico, il sistema di accumulo e tante altre detrazioni alla maggiore aliquota di detrazione del 110%. Quindi in sostanza, per poter beneficiare della maggiore detrazione del 110%, che cosa dovete fare? Dovete aver o deciso di, ovviamente in accordo con i vostri tecnici, installare il cosiddetto, cioè montare il cosiddetto cappotto, cioè l'isolamento termico delle pareti verticali per il più del 25% della superficie disperdente lorda, oramai a furia di leggere la norma l'ho praticamente imparata a memoria, quindi fare il cappotto, oppure acquistare o sostituire l'intero impianto connesso alla caldaia.
Ovviamente la caldaia deve essere di ultima generazione, deve favorire insieme al cappotto il risparmio energetico, ma non entro nel merito di questo perché, ripeto, non è questo l'argomento in questione, ma vi dico che se effettuate uno o tutti e due di questi interventi, allora anche il sistema di ricarica elettrica potrà essere sostanzialmente agevolato e viene definito un sistema trainato, agevolato al 110%. Viene definito trainato, una detrazione trainata, proprio perché i trainanti sono il cappotto e la caldaia. Se effettuate uno o tutte e due di questi, anche la successiva installazione del sistema di ricarica potrà essere attratto alla maggiore detrazione del 110%. Ecco, spero di essere stata chiara. Qualora avessi ingenerato in voi dei dubbi o dei quesiti, scrivetemi pure e vediamo di riuscire nei momenti che ci resteranno liberi di chiarire, insomma, i vostri dubbi. Per potersi portare a casa il 110% della colonnina, quindi del sistema di ricarica, ma ovviamente anche di tutti gli altri interventi da Superbonus. Ecco, perdonatemi, ho indicato agevolazione spettante 50%, ma ovviamente avrete capito tutti che è 110%. Ho bisogno anche qui della fattura di acquisto, obbligatoriamente, per forza, ma il pagamento deve essere effettuato con un bonifico parlante. Che cos'è il bonifico parlante? Il bonifico parlante per le ristrutturazioni è quel cosiddetto bonifico che, oltre a permettere il flusso di denaro da chi sostiene la spesa al fornitore, all'installatore, prevede anche, quindi nel caso in cui non ci sia lo sconto in fattura, prevede anche che l'istituto bancario comunichi all'Agenzia delle Entrate i dati del beneficiario proprio per incrociare tutte le varie agevolazioni. E non solo, il beneficiario sarà anche destinatario di una, il beneficiario del bonifico, intendo, sarà anche destinatario di una trattenuta a titolo di acconto, una ritenuta d'acconto pari all'8%, che potrà poi utilizzare a valere sulla propria dichiarazione per pagare le proprie imposte. Ovviamente mi permetto di dire, finché si tratta di portarsi in dichiarazione la detrazione del 50 o 100, soprattutto del 110 per l'installazione della colonnina, o pagare il fornitore, quindi saldare la nostra DAS Technology di oggi e procedere poi con la cessione della detrazione ad un altro soggetto, in questi casi serve obbligatoriamente il bonifico parlante, perché noi la fattura amo da pagare, dobbiamo pagarla. Nel caso in cui ci sia uno sconto in fattura, quindi DASE Technology emetta una fattura con uno sconto al 100%, ovviamente il bonifico parlante giustamente non serve, perché io non avrò esborso di denaro, dovrò ovviamente fare una comunicazione in tutti i casi all'Agenzia delle Entrate per comunicare che il destinatario della mia detrazione non sono più io, ma sarà il DASE Technology di turno, anzi solo DASE Technology ovviamente, perché oggi è nostro ospite. Quindi ripeto, se aveste dei dubbi, scrivetemi e poi vediamo di chiarirli. Mi avvio sperando di non aver portato via troppo tempo a Lorenzo, molto velocemente a fare un breve focus sull'acquisto di veicoli elettrici e ovviamente anche di colonnine da parte di persone diversamente abili. La faccio molto breve, anche perché poi comunque diciamo ci sono molte norme che regolano questo. Diciamo che in via principale l'acquisto di auto elettrica, se non vincolata ad una persona diversamente abile, prevede una aliquota ordinaria al 22% e ovviamente anche la corrispondente e collegata installazione della colonnina prevede l'esposizione in fattura per l'acquisto del bene e dell'installazione proprio al 22%. Nel caso di disabilità, una disabilità particolare regolata dalla 104 del 92, per questo vi invito a andare a verificare quali sono i casi in cui è possibile, vedete dalla slide che la regola generale si trasforma per le persone in caso di disabilità ad IVA 4%. Quindi passiamo ad un'IVA decisamente agevolata per l'acquisto di auto elettrica e dalla conseguente installazione della colonnina fatta da parte di chi porta è portatore di una disabilità.
Tralascio, ma vi dico ovviamente, lasciandovi poi con la calma del post nostro incontro, lasciandovi con la calma per leggere ciò che serve per beneficiare dell'IVA al 4%, vi dico che ovviamente ci sono degli obblighi, obblighi da parte di colui che acquista di dimostrare in qualche modo, ovviamente ci sono delle certificazioni mediche, di aver diritto a questa agevolazione del 4%, non solo per l'acquisto dell'autovettura, ma anche a maggior ragione per l'acquisto di quell'impianto che permetterà poi di alimentare l'autovettura. Ovviamente il cedente, quindi il fornitore, dovrà acquisire tutte le certificazioni necessarie perché si tratta di un'IVA agevolata che lui esporrà in fattura. La esporrà e ovviamente conseguentemente la verserà non ad un'aliquota ordinaria del 22, ma ne verserà meno allo Stato, verserà il 4%. Di conseguenza è utile che il venditore, non solo di autovetture, ma anche il fornitore delle colonnine, provveda a premurarsi di capire se effettivamente colui che gli sta facendo la richiesta del 4% è un soggetto che effettivamente ne ha diritto. Vedete nella slide, non sto a leggervi tutti i riferimenti normativi utili per comprendere questa discrasia, questa differenza tra 22 e 4%. Io mi avvio alla conclusione del mio intervento chiedendo scusa perché so di aver sforato di circa una decina di minuti rispetto al pattuito tra me e Lorenzo. Chiedo scusa quindi per l'intervento che si è tratto, sono disponibile ad eventuali risposte a quesiti dopo l'intervento del mio compagno di viaggio. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola quindi all'ingegner Lorenzo Ferrari di DASE Technologies che si occuperà proprio di entrare più nel merito tecnico dell'installazione delle colonnine per la ricarica elettrica. Vi ringrazio e buon proseguimento a tutti. A dopo, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, mi presento, sono Lorenzo Ferrari di Technology e oggi andremo a parlare di sistemi di ricarica. Vorrei iniziare facendo un breve riassunto sulle caratteristiche generali dei sistemi di ricarica, perché tutti ne parlano, ma c'è molta confusione. Vorrei cominciare parlando di questi tre grandi macro argomenti, che sono quali sono i modi di ricarica per caricare un veicolo elettrico, che tipologia di connettore serve, ci sono degli standard, non ci sono, quali si usano di solito. E come calcolare il tempo di ricarica, che è una domanda che molto spesso tanti si pongono e tanti ci pongono, a cui cercheremo di dare una risposta. Incominciando con i sistemi, quali sono i sistemi di ricarica, i modi di ricarica per l'auto elettrica, facendo riferimento alla normativa di riferimento che la IEC 618511 definisce quattro modi di ricarica, che sono modo 1, 2, 3 e 4. Adesso vedremo nel dettaglio quali sono le differenze tra questi quattro modi di ricarica, perché sono tutti diversi l'uno dall'altro. Partendo dal primo, il primo modo si parla di un sistema prevalentemente portatile, un sistema senza control box e tipicamente utilizzato per caricare biciclette elettriche e monopattini, che solitamente non si ricarica un'auto elettrica con il modo 1, nonostante viene definito dalla normativa. Successivamente passiamo ai modi più utilizzati per ricaricare un'auto elettrica, che sono modo 2, 3 e 4. Che differenza c'è tra questi? La prima differenza sostanziale tra questi tre modi è che il modo 4 è l'unico modo in corrente continua per caricare un'auto elettrica, mentre il modo 2 e 3 sono entrambi in corrente alternata. Quindi parlando di ricarica residenziale, facendo un focus su come posso caricare l'auto nel mio box di casa o a casa mia, la risposta è o col modo 2 o col modo 3. Adesso vedremo quali sono le differenze. Il modo 2 è un cavo si parla di una ricarica tramite un cavo che non vola, mobile, quindi che non è permanentemente attaccato alla rete elettrica, mentre il modo 3 prevede l'installazione da parte di un professionista di una wallbox, tipicamente viene installata a parete oppure su dei supporti dove per installazione viene dedicata una linea specifica e quindi non si va ad attaccare la wallbox ad uno sciuco, ma appunto viene tirata una linea dedicata partendo dal quadro elettrico di casa. Tipicamente i modi consigliati per ricaricare un'auto elettrica in generale si parla di modo 3 e modo 4 perché sono gli unici due modi con un'installazione permanente alla rete elettrica. La differenza tra i due è che, come abbiamo detto precedentemente, il modo 3 ricarica in corrente alternata e mentre il modo 4 ricarica in corrente continua.
Technology, un'azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di ricarica in modo 3. Ora vedremo principalmente la differenza tra questi due sistemi di ricarica in modo 2 e in modo 3, che sono gli unici modi ad oggi con cui tipicamente si ricarica un'auto in ambiente privato. Le differenze principali è che la prima, subito, è che uno è collegato permanentemente alla rete elettrica, mentre l'altro si parla di un caricatore portatile. Quindi già subito salta all'occhio che il livello di sicurezza non può essere lo stesso, perché se col modo 2 noi possiamo collegarci a un qualunque sciuco e caricare la nostra auto elettrica, col modo 3 invece deve essere aperta una linea dedicata, che deve essere protetta da tutte le protezioni necessarie, tipicamente da un differenziale elettromagnetico termico, che possono intervenire in caso si verifichi qualche malfunzionamento dovuto sia all'auto che alla wallbox. Il secondo punto principale, che non tutti considerano, almeno all'inizio, chi si sta per approcciare al mondo dell'elettrica spesso non considera questo elemento, è che col modo 2 purtroppo è impossibile bilanciare il carico, perché essendo una presa portatile non ha nessun tipo di informazione sulla potenza contrattuale dell'abitazione e su quanta potenza nell'abitazione viene consumata, viene utilizzata in quel preciso momento. Di conseguenza è impossibile bilanciare il carico, cosa che invece viene resa possibile con il modo 3. Parlando di un'installazione permanente, dopo analizzeremo nel dettaglio come fare e come funziona, è possibile bilanciare il carico. Questo fa la differenza su avere l'auto elettrica carica la mattina o averla scarica. Fa la differenza tra salta il contatore di casa e non salta il contatore di casa. Quindi diciamo che noi consigliamo, chi vuole caricare un'auto elettrica o sta pensando di dotare il proprio parcheggio di una stazione di ricarica, di valutare seriamente l'installazione di un sistema di bilanciamento carichi collegato alla wallbox. Inoltre, in modo 2, siccome si parla di una ricarica mobile e non è indicato per ricariche lunghe, dovrebbe essere utilizzato tendenzialmente per ricariche di emergenza, mentre per ricariche lunghe e frequenti è indicato in modo 3, sempre per tutti i motivi per cui abbiamo appena detto. Proseguendo, la successiva domanda che spesso tutti si fanno è: ok, ma qual è la presa di ricarica? Tutte le wallbox sono compatibili con la mia auto elettrica? La domanda può sembrare strana, ma la risposta è ancora più semplice. In realtà, lo standard per la ricarica in corrente alternata è una presa di tipo 2, almeno per quanto riguarda l'Europa. Se andiamo in altri continenti possiamo vedere altri tipi di prese, ma in Europa, quando si parla di ricarica in corrente alternata, il 99,9% dei veicoli ha una presa di ricarica di tipo 2. Mentre le prese si differenziano in due standard diversi per quanto riguarda la corrente continua. Quindi diciamo che chi acquista un'auto elettrica tendenzialmente sulla propria auto inserirà due prese, una per la corrente alternata e l'altra per la corrente continua. Per la corrente continua abbiamo una CHAdeMO e una CC a secondo. Cosa cambia? Che la CHAdeMO tipicamente è utilizzata dalle case automobilistiche giapponesi, mentre per le case automobilistiche europee abbiamo una combi. Ma queste due ricariche non le vedremo molto spesso in ambiente privato, perché in ambiente privato solitamente si opta per una ricarica in corrente alternata, per cui lo standard è sempre una ricarica di tipo 2. La maggior parte delle wallbox che ci sono in commercio e tutte le wallbox presentate da Dell Technologies hanno una presa di ricarica tipo 2. A volte noi le presentiamo come azienda, abbiamo due modelli differenti, il primo con un cavo integrato, ovviamente con un connettore di tipo 2, mentre l'altro modello ha una socket, non ha un cavo integrato, ma una socket, quindi un'impresa a cui collegare il proprio cavo, un cavo con un connettore di tipo 2. Seguendo, la seconda domanda che di solito ci fanno è: ma il cavo di tipo 2 è monofase, bifase o entrambi? Ebbene, il cavo di tipo 2 può presentarsi nella versione monofase, ma anche nella versione trifase, e entrambi sono compatibili con tutto. Un'auto elettrica che può caricare in monofase, che presenta una ricarica monofase, si può caricare con un cavo trifase, ma il problema è che, anche se il cavo è trifase, se il cavo fosse trifase, ma la macchina è monofase, comunque si caricherebbe in monofase. È composta tipicamente un connettore di tipo 2. Il connettore di tipo 2 ha il proximity pipe e il contrapile, che controllano che tutto avvenga nella maniera corretta, che il collegamento ma veicolo-macchina sia fatto in modo corretto ed efficiente. Una terra e un neutro, e questi
che abbiamo appena descritto ci sono sia sulla versione monofase che sulla trifase. La differenza è sulle linee, ma in realtà, come si può vedere dall'immagine, la forma è la stessa. Semplicemente nel monofase sarà aperta soltanto la linea 1, mentre la linea 2 e la linea 3 la forma ci sarà, ma non sarà aperta il contatto, cosa che sarà aperta invece sul trifase. Questa è la differenza tra un cavo monofase e un cavo trifase, oltre che ovviamente c'è la ricarica, perché la potenza di ricarica su un trifase è diversa da un trifase. Stiamo parlando di come stimare il tempo di ricarica di un veicolo elettrico. Ebbene, il tempo di ricarica di un veicolo elettrico dipende da numerosi fattori. Dipende da quanto è grande la batteria da caricare, cioè, per capirci, caricare una batteria da 100 kWh non è come caricare una batteria da 50 kWh, perché la batteria è grande il doppio, quindi il tempo sarà superiore. Inoltre, il tempo di ricarica dipende non solo dalla capacità della batteria, ma anche dalla potenza di ricarica. La potenza di ricarica a sua volta è influenzata da diversi fattori. Ora cerchiamo di capire quali sono. Il primo fattore, forse il più banale, è la wallbox a cui io ho collegato la mia auto elettrica. Quanta potenza è in grado di erogare? Se è una wallbox che carica a 10 kWh, a 10 kW, scusate, oppure a 22 kW, la potenza cambia e cambierà di conseguenza anche il tempo necessario per fare il pieno alla propria auto. Inoltre dipende anche da quanta potenza è in grado di assorbire la mia auto elettrica, perché se io ho un'auto elettrica in grado di assorbire 3 kW, anche se la colonnina potrebbe darne di più, la macchina più di 3 kW non potrà assorbire. Inoltre è influenzata anche da un terzo fattore. Il terzo fattore è quanta corrente il cavo è in grado di supportare. Un cavo da 16 ampere non sarà come un cavo da 32 ampere. Quindi mettendo insieme questo sistema tra wallbox, cavo e macchina, si andrà a capire quanto sarà poi l'effettiva potenza di ricarica, senza nulla togliere comunque anche la disponibilità di energia della rete, perché se io a casa, io nel mio appartamento dove ho 3 kW, installassi una wallbox trifase con potenza di ricarica 22 kW, io comunque di 3 kW non potrò mai ricaricare. Quindi, fatte tutte queste premesse, una formula abbastanza grossolana ma veritiera per stimare quanto sarà il tempo di ricarica di un veicolo elettrico, formula sarà, bisognerà dividere la capacità della batteria, ovvero quanto è grande la batteria, fratto la potenza di ricarica. Nella tabella che vediamo nelle slide abbiamo fatto qualche esempio prendendo una batteria da 18 kWh, per esempio di una smart elettrica, se la carichiamo a 22 kW, verosimilmente in 50 minuti, un'ora sarà piena. Questo cambia se invece prendiamo una batteria di una Tesla, per esempio, che carica a 100, una batteria di una Tesla che ha 100 kWh, se la carichiamo a 22 kW, non caricherà più in 50 minuti con una Smart, ma il pieno verrà fatto in 4 ore, 4 ore e mezza. In questo caso la potenza di ricarica non cambia, cambia la capacità della batteria. Viceversa, prendendo come esempio sempre una batteria da 100 kWh, se la carico con una potenza di 3 kW, il pieno sarà fatto in 32 ore e qualche minuto, mentre se la carico a 22 kW verrà fatto in 4 ore e mezza. Quindi qua possiamo capire quanto incide la potenza di ricarica sulle tempistiche di ricarica. E allacciandoci a quanto detto precedentemente, dove stavamo parlando di un sistema di bilanciamento carichi, il sistema di bilanciamento carichi ti permette di utilizzare tutta la potenza a disposizione e poter caricare 3 kW, magari uno si fa alzare anche la potenza contrattuale a 4 kW, caricare a 4 kW o avendo un sistema di bilanciamento carichi o essere costretti a impostare una ricarica a 2 kW perché si ha paura che salti la corrente in caso venga acceso il forno, fa la vera differenza perché il tempo di ricarica raddoppia. Caricare a 4, il tempo cambia esattamente. Seguendo, a questo punto, una domanda successiva, io inizierei con scendere leggermente nel tecnico, cercare di capire quanti kilowatt può assorbire un veicolo elettrico, perché non tutti i veicoli elettrici sono uguali, e qual è la potenza minima di ricarica, regolamentata dalla normativa di cui abbiamo fatto riferimento nelle slide precedenti. Andando nel dettaglio, quanti kilowatt può assorbire un veicolo elettrico, oppure banalmente, quanti kilowatt può assorbire il mio veicolo elettrico, se stiamo per acquistare un veicolo elettrico? La prima domanda che ci facciamo è quanti kilowatt è in grado di accettare
quanti kilowattora è in grado di accettare la mia macchina e a che potenza è possibile caricarla. La ricarica dipende da questi fattori, dall'impianto. Se io a caso ho un impianto monofase o un impianto trifase, la potenza cambierà e di conseguenza anche il tempo di ricarica. Inoltre, la stazione che vado ad installare, monofase o trifase, il cavo di ricarica è monofase o trifase e di conseguenza anche l'auto. L'auto è monofase, bifase o trifase. E questo incide parecchio sul capire quanti kilowatt può assorbire un veicolo elettrico. Ora, per capirci, in monofase dalla normativa si può caricare fino a 7,4 kW, mentre in trifase si può caricare fino a 22. Quindi sicuramente chi ha un'auto trifase caricherà più di un'auto monofase, ma col limite del se a casa uno ha un impianto monofase, è inutile che installi una wallbox trifase. Perché? Perché comunque potrà collegare la wallbox trifase soltanto a una linea, quindi quella wallbox funzionerà come una wallbox monofase. Mettiamo il caso in cui io abbia, mettiamo il caso in cui ci sia una wallbox trifase, un impianto trifase, ma la macchina sia monofase. Ecco, questo è un lato che molto spesso viene trascurato, ma all'interno dell'auto c'è un raddrizzatore che trasforma la corrente da alternata a continua per essere poi messa nella batteria dell'auto. Non tutti i raddrizzatori sono in grado di raddrizzare, appunto, di convertire la linea da alternata a continua su 3 linee. Quindi, anche se io avessi una wallbox monofase collegata all'impianto, una wallbox trifase, scusate, collegata a un impianto trifase, a una macchina monofase, la mia macchina caricherà sempre e solo in monofase. Questo è un dato da guardare in fase di acquisto di un'auto elettrica. Abbiamo degli esempi, ci sono delle auto ibride, plug-in, che possono caricare fino a 7,4, ma se uno poi guarda nel dettaglio il libretto dell'auto, viene specificato che può caricare a 7,4 su 2 linee. Quindi in questo caso si sta parlando di un'auto bifase che carica con un raddrizzatore a bordo auto che è in grado di convertire 3,7 kW per linea. Cosa vuol dire? Che se io a casa ho un impianto monofase, con quella macchina potrò caricare al massimo a 3,7 kW. Per caricare a 7,4 e utilizzare tutta la potenza che mi rende a disposizione l'auto, dovrò collegare la mia auto ha una wallbox trifase in un impianto trifase, quindi ci sono anche dei limiti. A volte succede che chi acquista un'auto elettrica, prendiamo sempre questo esempio, un'auto bifase in grado di percepire 3,7 kW per ogni linea, acquisti una wallbox monofase. Una wallbox monofase può caricare fino a 7,4, aumenti la potenza contrattuale a 6. Attacca la macchina, ma la macchina non carica più di 3-4. Ecco, il motivo non è la wallbox che non funziona o la macchina che ha qualche difetto. Il motivo è che il raddrizzatore sull'auto è in grado di convertire da una linea soltanto 3,7 kW. Questo è un dato da tenere in considerazione quando si parla di quanti kilowatt può assorbire un veicolo elettrico e successivamente andranno a impattare anche sulla potenza di ricarica e sul tempo di ricarica. Proseguendo con le slide, c'è anche una potenza minima, abbiamo detto una potenza massima dovuta da tutti i limiti del caso, c'è anche una potenza limite regolamentata dalla normativa. La normativa ad oggi, che ho ad oggi in essere, che non è possibile caricare un'auto elettrica a meno di 6 A. Quindi per iniziare una ricarica, una wallbox, deve avere 6 A a disposizione per ogni linea. Quindi questo si risolve in, se hai una wallbox monofase, la ricarica si avvia quando si ha a disposizione almeno 1,4 kW. Se uno ha una wallbox trifase, la ricarica si avvia quando uno ha a disposizione 4,1 kW. E questo impatta anche nella scelta di preferisco una wallbox trifase o una monofase. Se uno opta per una wallbox trifase perché a casa magari ha un impianto trifase, deve essere cosciente del fatto che quella wallbox non caricherà mai a meno di 4,1 kW. Se uno ha, diciamo un esempio, 12 kW a casa, ma ne sta utilizzando 8 o 9, gli attacca l'auto in carica. E viceversa, se avessi installato una wallbox monofase, potrebbe caricare perché inizia a caricare 1,4 kW. Viceversa, installando una wallbox monofase può caricare fino a 7, mentre se mette una wallbox trifase può utilizzare tutti i 12 kW nel momento in cui non c'è nessuna utenza impiegata in casa se non la wallbox. Quali sono le funzionalità più richieste dai sistemi di ricarica ad uso domestico?
domestico, come già abbiamo accennato, le funzionalità richieste sono principalmente queste tre. Abbiamo un sistema di bilanciamento carichi per bilanciare il carico, integrazione con l'impianto fotovoltaico e l'adesione alla sperimentazione ARERA GSE. Scendendo nel dettaglio, come già accennato, il sistema di bilanciamento carichi ti permette di caricare sempre la massima potenza possibile senza far scattare il contatore. Cosa vuol dire? Che in fase di installazione, tipicamente, viene detto alla wallbox: questa casa ha 3 kW, e la wallbox da sola si regola. Tendenzialmente cosa succede? Che quando l'utente arriva a casa e attacca la macchina, se tutto spento, la macchina incomincerà a caricare a 3. Quando salirà in casa, che accenderà il microonde, accenderà il forno, accenderà la lavatrice, accenderà qualsiasi elettrodomestico, la wallbox capirà che in casa si sta utilizzando della potenza e di conseguenza abbasserà la sua potenza di ricarica per far sì che non scatti il contatore. Quando la persona ipoteticamente andrà a letto e spegnerà tutto, la wallbox riconoscerà che la disponibilità di potenza è tornata alla massima e comincerà a caricare al massimo. Quindi il sistema di bilanciamento carichi ti permette di caricare sempre alla massima velocità, la massima potenza disponibile senza far scattare il contatore. Come funziona il sistema di bilanciamento carichi di Dezze Ecology? Il sistema di bilanciamento carichi di Dezze Ecology è composto da un kit. Viene messo un blocchetto nel quadro elettrico e all'interno della confezione ci saranno dei sensori di corrente, dei trasformatori amperometrici che andranno a pinzare tutte le linee. E un connettore RJ45 per collegare il blocco del sistema di bilanciamento carichi messo nel quadro elettrico alla wallbox. I trasformatori amperometrici perché vengono utilizzati? Perché il trasformatore amperometrico, pinzando la linea principale della casa, va a capire quanti kilowatt effettivamente stanno entrando dal contatore. Ovviamente in caso di impianto monofase servirà soltanto un unico trasformatore amperometrico. Mentre in un impianto trifase c'è la necessità di capire quanta potenza contrattuale, quanto della potenza contrattuale è utilizzata in quel momento, quindi necessariamente devono essere pinzate tutte e tre le linee, linea 1, linea 2, linea 3. Questo prescinde dal fatto che si stia parlando di una wallbox monofase e di una wallbox trifase, perché come abbiamo visto precedentemente una wallbox monofase può essere installata in un impianto trifase, ma il sistema di bilanciamento carichi deve essere acquistato in funzione dell'impianto e non della wallbox. Quindi con una wallbox monofase servirà un sistema di bilanciamento carichi trifase, appunto perché sono tre le linee da controllare. Ho anticipato questa slide, questa è una combinazione, sono le uniche tre combinazioni possibili. Quindi quando si parla di impianto monofase e wallbox monofase, il sistema di bilanciamento carichi deve essere monofase. Quando si parla di impianto trifase, wallbox monofase, il sistema di bilanciamento carichi deve essere trifase, nonostante la wallbox sia monofase. E quando è tutto monofase, wallbox e impianto, ovviamente il sistema di bilanciamento carichi deve essere trifase. Quando si parla di integrazione con l'impianto fotovoltaico, si parla di come integrare la potenza, l'energia generata da un impianto fotovoltaico per ricaricare la propria auto elettrica. In Dei Technology abbiamo fatto questa scelta, abbiamo chiamato questa funzionalità Solar Boost. E cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di non sprecare la potenza generata dal fotovoltaico, ma di indirizzarla verso l'auto. Quindi cosa succederà? Che quando uno attacca un'auto elettrica, se in quel preciso momento ci sarà produzione di fotovoltaico, quella potenza verrà impiegata per ricaricare la macchina con l'aggiunta della potenza del contatore, della potenza contrattuale. Quindi anche in questo caso si caricherà sempre la massima potenza addizionando alla potenza data dal contratto, dal nostro contratto, il nostro fornitore di energia, con l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici. In caso ci fosse anche l'accumulo, come funziona? Con il nostro sistema non c'è nessun problema e si integra tutto perfettamente seguendo tre semplici regole. La prima regola, che è la regola d'oro, che non ti fa saltare la corrente, è che la wallbox farà sì che la potenza prelevata dal contatore non supererà mai il massimo contrattuale. Dopodiché, cosa succederà? Quando uno arriva e attacca la wallbox, per capirci, facciamo un esempio per rendere tutto più comprensibile. Facciamo un esempio: potenza contrattuale 3 kW.
In quel momento il pannello fotovoltaico sta producendo 2. Quando uno attacca la propria auto alla wallbox, in casa magari c'è tutto spento, la wallbox incomincerà a caricare a 2. E però leggerà tramite il trasformatore amperometrico messo prima di qualsiasi diramazione della linea 0. Perché? Perché dal contatore non sta passando potenza, perché stiamo utilizzando quella generata dalla fotovoltaica. A quel punto la wallbox dirà che l'energia non arriva dal contatore, ma arriva dal fotovoltaico. Chiederà la potenza aggiuntiva fino a saturare la sua potenza massima. Quindi ecco, questa arriva la seconda regola d'oro, che la wallbox caricherà sempre alla massima potenza consentita. E in che ordine verranno prelevate le varie potenze? In questo ordine, prima verranno prelevate dal fotovoltaico, poi dall'accumulo, poi se non si è saturata la potenza massima di ricarica, che è un 7,4 per una monofase, si utilizzerà anche la potenza del contatore. L'ultima funzionalità che viene richiesta in quasi tutte le installazioni domestiche è la possibilità di aderire alla sperimentazione energia SE. Non con tutte le wallbox si può partecipare a questa sperimentazione. Per sapere quali wallbox sono compliance a questa sperimentazione, basterà andare sul sito della rete GSE. Sul sito c'è pubblicata una lista di wallbox, fra cui ci sono anche le wallbox di Days Technology. Come funziona questa sperimentazione? Questa sperimentazione ti dà la possibilità di fare un aumento della potenza contrattuale in fascia oraria F3 fino a 6 kW. Quindi, per capirci qual è la fascia oraria F3, vedremo dire dal lunedì al sabato, dalle 11 di sera alle 7 di mattina, la domenica tutto il giorno e i festivi tutto il giorno. I requisiti sono semplicemente avere un contatore di prima o di seconda generazione e avere un contratto di potenza compreso tra i 2 e i 4 kW e mezzo. Questo cosa vuol dire? Che installando una wallbox riferisce a questa sperimentazione, permetterà all'utente di caricare la notte a 6 kW. È una grande differenza, perché caricare a 3 kW o caricare a 6 kW, come abbiamo visto precedentemente, vuol dire dimezzare il tempo di carico. Io spero di aver detto, di essere stato chiaro. Se avete domande, fatemele pure. Vedo una domanda: è come calcolare il costo di una ricarica? Allora, cerchiamo di rispondere a questa. Come calcolare il costo di ricarica? Allora, il costo di ricarica è calcolabile tramite una semplice formula, ovvero moltiplicando il kilowattora della batteria da caricare per il costo al kilowattora in bolletta. Ecco, questo però ti dà il costo della ricarica per quell'auto elettrica. Per sapere poi effettivamente nella pratica quanto ti costerà caricare la tua auto elettrica, bisognerà tenere in considerazione appunto questi fattori, cioè quanto è grande la batteria da caricare. Caricare una Smart, che è 18 kWh di batteria, avrà un certo tipo di costo, mentre caricare una batteria di una Tesla con 100 kWh avrà un altro tipo di costo. Possiamo fare un esempio: una Tesla Model X, per esempio, che è una batteria da 100 kWh, possiamo ipotizzare un costo, per semplicità di conti, 0,25 euro al kilowattora. Il costo di una ricarica completa è di 100 per 0,25, quindi 25 euro. Ecco, questo costerà 25 euro se la macchina verrà caricata da zero, quindi quando la batteria sarà completamente scarica. Ovvio che se noi attacchiamo una macchina con una percentuale da caricare del 20%, il costo sarà più o meno sui 5 euro. Se invece andiamo a caricare, l'attacchiamo quando è quasi completamente scarica, ma non a zero, quindi la percentuale di batteria da caricare è più o meno sull'80%, costerà più o meno sui tra i 18, 19, 20 euro. Non fare il punto esatto, però la cifra dovrebbe essere quella. Mentre se ci spostiamo su auto con una batteria minore, quindi parliamo di auto ibride plug-in, che tipicamente hanno una batteria più piccola, quindi kilowattora da caricare sono di meno. Quindi possiamo prendere come esempio una Mercedes CLA 250, che dovrebbe avere di batteria più o meno 6 kWh. Per caricare completamente questo tipo di macchina, il costo è di 4 euro, 4-5 euro. Se si ricarica al 20% sarà meno di 1 euro, se si deve caricare l'80% più o meno sarà di 3 euro, 3 euro e mezzo massimo.
Anche una domanda: se si carica velocemente una batteria, si possono caricare dei danni? Si possono arrecare dei danni alla macchina? Ecco, tendenzialmente quando si ricarica una batteria, la batteria cerca di preservarsi, quindi la ricarica in un primo momento sarà più veloce. Quindi, se, per capirci, se io devo caricare la mia auto elettrica, l'attacco alla wallbox di carga, che ha 3 kW a disposizione, cercherà di utilizzare tutti i 3 kW all'inizio, mentre sulla fine, quando si parla di una ricarica, quando supera l'80% di ricarica, la potenza di ricarica diminuisce. Tutto per preservare la batteria. Vediamo se ci sono altre domande. Cerco di rispondere a tutte le domande perché ce ne sono parecchie. Allora, la wallbox è già compatibile con il fotovoltaico, bisogna acquistare il Solar Boost. Ecco, allora, la nostra wallbox è compatibile con il fotovoltaico, ma per esserlo deve essere acquistato il kit di sistema di bilanciamento carichi. Col kit di bilanciamento carichi, che noi chiamiamo Dynamic Power Management, è possibile gestire il fotovoltaico su impianti monofase. Questo come funziona? È molto semplice, ci sarà all'interno di tutte le confezioni, c'è un diagramma d'albero che guida appunto nella scelta, dove la prima domanda sarà: la wallbox è monofase, la wallbox è trifase, qua a destra o a sinistra. C'è un sistema di bilanciamento carichi collegato, sì o no? Se sì, poi ci sarà la domanda successiva dove, oltre al sistema di bilanciamento carichi, c'è la presenza di pannelli fotovoltaici. Se sì, verrà rimandata una tabella dove ci saranno dei switch con a lato la potenza contrattuale, dove dovrà essere impostata solamente la potenza contrattuale che si ha col proprio fornitore e non la potenza disponibile da fotovoltaici. Appunto perché, come abbiamo detto prima, la wallbox poi si regolerà da sola. Però è importante dire che sia il sistema di bilanciamento carichi che il fotovoltaico sono disponibili solo con l'aggiunta del kit nel sistema di bilanciamento carichi. Potevamo metterlo integrato, la scelta è stata proprio di toglierla per evitare sprechi, perché un sistema di bilanciamento carichi trifase ha 3 trasformatori amperometrici, mentre un monofase ha 1 trasformatore amperometrico. E in fase di acquisto, quando uno acquista una wallbox monofase, non è detto che abbia bisogno di un sistema trifase o di un sistema monofase. Quindi questo è stato il motivo per cui è stato scorporato dalla wallbox e sono acquistabili separatamente. Quindi diciamo che uno sceglie la wallbox in funzione delle sue necessità, e poi, se ha bisogno di un sistema di bilanciamento carichi di un solo arbusto, acquisterà il sistema di bilanciamento carichi monofase o trifase secondo le proprie esigenze. Quali sono i tipi di protezioni? Allora, quando si va a installare una wallbox deve essere sempre messo un differenziale e un magnetotermico, appunto per andare a proteggere tutto, andare a coprire tutte le casistiche che possono succedere in ambiente residenziale. Poi vediamo un'altra domanda. Caricatori in DC. Ecco, tipicamente i caricatori in DC sono i fast charge. Quelli che troviamo tipicamente sono dei sistemi di ricarica che permettono di caricare a potenza elevata, possono arrivare anche a 150-300 kW di potenza. Questo perché? Perché bypassano il raddrizzatore a bordo auto, quindi l'auto non deve più trasformare la corrente da alternata a continua, ma questa operazione verrà fatta da un dispositivo esterno e quindi bypassando questo sistema la potenza andrà direttamente all'interno della batteria. Ecco, ovviamente caricare ad alte potenze tendenzialmente può consumare più rapidamente una batteria di un'auto. Il sistema di accumulo posso definire la priorità tra accumulo e ricarica d'auto? Cerchiamo di rispondere a questa domanda. Allora, ad oggi il nostro sistema di bilanciamento carichi non fa discriminazione sulla potenza, sulla corrente che arriva alla wallbox. Quindi diciamo che attivando il sistema di bilanciamento carichi con Solar Boost, la wallbox chiederà alla linea potenza, chiederà corrente che verrà erogata, che verrà poi immessa nella macchina. A quel punto alla wallbox volgarmente non interessa da dove arriva la corrente. Lei chiede e se vede, se riceve, poi eroga la macchina. L'unica cosa che va a guardare è appunto il trasformatore amperometrico messo prima di qualsiasi diramazione e va a controllare che quello non superi il valore riportato, non superi mai la potenza contrattuale. Quindi, quando
Quando uno attacca una wallbox, la wallbox inizia a chiedere se il pannello fotovoltaico sta producendo e l'accumulo può erogare. A quel punto la wallbox chiede e non fa distinzione. Ovviamente prima prenderà dal fotovoltaico perché inevitabilmente è corrente che dovrebbe entrare nell'accumulo, ma a quel punto andrebbe direttamente nella wallbox. Dopodiché, se quello non basta, tendenzialmente nel 99% dei casi interviene l'accumulo, dando appunto potenza in più. Se tutto questo non va a saturare l'impianto elettrico, la potenza con non va a saturare la potenza massima di una wallbox monofase, se stiamo parlando di wallbox monofase che è 7,4, oppure non è già stata saturata la potenza massima della macchina, perché se l'accumulo riesce a darti 3 kW, ma la macchina che si sta caricando riesce a caricare al massimo 3 kW, a quel punto non interverrà neanche nell'accumulo. Posso caricare il modulo 2? Differenza tra il modulo 2 e il modulo 3, come abbiamo detto, anche questa domanda, in realtà col modulo 2 non si può ricaricare in aree pubbliche. In Italia non è consentito caricare in aree pubbliche con il modulo 2. Se sono aree, sono, si sta parlando di aree pubbliche, il modo di ricarica necessario è il modulo 3, quindi si sta parlando di un'installazione permanente. Ci sono di casi diversi per ricaricare un'auto elettrica? Sì. Anche questa domanda, la normativa 61851 definisce 3 casi di ricarica che non abbiamo messo qua, ma non sono i modi di ricarica, ci sono i modi di ricarica e i casi di ricarica. Questa è una distinzione da fare. I modi di ricarica sono questi e quattro che abbiamo visto all'inizio della presentazione, mentre per quando si parla di casi di ricarica, si sta parlando di 3 casi ben distinti, quindi che sono regolamentati appunto dalla normativa 61851, che sono divisi in tre. Il primo caso è il caso di un cavo collegato permanentemente alla macchina, quindi è un cavo in cui il cavo di un veicolo elettrico è collegato all'auto, quindi si prende il cavo e si collega al punto di ricarica. Il caso B, invece, il secondo caso, è il caso in cui il cavo è da collegare sia all'auto-auto, sia all'autocolonnina, quindi ci sarà un cavo che dovrà essere collegato da due parti. E questo è il caso di Datemax, quindi il nostro prodotto che rispetta questo caso è Datemax, quindi una colonnina con una socket, una presa socket senza cavo integrato, quindi uno per caricare a questa wallbox, con questa wallbox dovrà utilizzare il proprio cavo e collegarlo sia al lato wallbox che al lato macchina. Abbiamo il terzo caso, che è il caso in cui il cavo è collegato permanentemente alla wallbox. E questo è il caso di Datebox. Abbiamo due modelli di wallbox che si dividono entrambi in monofase e in trifase. Il caso C è il caso di Datebox, che è un'altra wallbox col cavo integrato. A questo punto il caso C, il cavo è già collegato alla wallbox e deve essere solamente collegato all'auto elettrica. Però questo è veramente un dettaglio sui casi di ricarica. Non so se voglio rispondere a qualche domanda, non vorrei rubare lo spazio con lo spazio. Ah, tranquillo, grazie. Nel frattempo io ho già risposto privatamente, nel senso che ho dato le risposte che erano necessarie, però mi farebbe piacere magari riportarne qualcuna giusto a specifica di questo. Poi se hai anche tu qualche quesito a cui rispondere, ci diamo il cambio. Mi viene chiesto se è confermata per il 2022 la detrazione, in questo parecchi quesiti, la detrazione del 50%. Per il 2022 no, però è allo studio, in una delle n.000 manovre del governo di poterla rinnovare in concomitanza con il superbonus, perché ovviamente, come vi ho spiegato, per quel che riguarda colonnine all'interno di interventi più specifici e complessi da superbonus, abbiamo comunque il via libera di fatto, anche se le aliquote cambiano, di detrazione fino al 2024. Per quanto riguarda invece il singolo acquisto della colonnina, di fatto ad oggi, se sosteniamo una spesa nel 2022, no, ma è al vaglio una sorta di diciamo di progetto di legge per vedere di rinnovare comunque anche la detrazione.
quindi in una delle manovre estive, diciamo, che potrebbe comunque esserci fatto il regalo, insomma, sotto questo aspetto. Mi pare non sia stata, ma magari perché è un aspetto tecnico, non colta propriamente, cioè pienamente, la differenza tra il pagamento per poter beneficiare della detrazione al 50% relativamente magari alle colonnine installate l'anno scorso e il medesimo intervento all'interno del complesso degli interventi da superbonus. Il mezzo tracciabile è un mezzo normalmente censito dalla banca, dall'istituto di credito, quindi un assegno, il pagamento con carta di credito piuttosto che un bonifico bancario, una ricevuta bancaria, quindi tutto ciò che non dai nostri portafogli in termini di contanti, ma dai nostri conti correnti bancari, postali e quant'altro. Quello che invece riguarda il super bonus, quindi il pagamento delle strutture di ricarica elettrica e quindi di tutti gli altri interventi che hanno a che fare con le ristrutturazioni, con il risparmio energetico e con il super bonus, queste prevedono il bonifico bancario cosiddetto per ristrutturazioni. Cosa significa? Significa che sostanzialmente il pagamento deve avvenire con questa tipologia di bonifico, ma con diciamo, l'obbligo da parte dell'istituto bancario di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati sia del beneficiario che dell'emittente il bonifico, in modo tale che all'Agenzia delle Entrate arrivino tutti questi dati contestuali che poi vengono incrociati ovviamente con i vari sconti in fattura, con le varie cessioni, con le varie opzioni. E in aggiunta la differenza è che il fornitore che riceve il bonifico per l'installazione, per l'effettuazione di un qualunque lavoro o per l'installazione della colonnina subisce, diciamo così, non nel senso negativo del termine, subisce una trattenuta dell'8%. Questa trattenuta può essere utilizzata per il pagamento, eventualmente delle proprie imposte, un po' una sorta di trattenuta come quando si è dipendenti e il datore di lavoro trattiene le somme a titolo di IRPEF che poi si vanno eventualmente a recuperare in dichiarazione dei redditi. Le differenze sono sostanzialmente queste. Anni fa, se in caso di ristrutturazioni, in caso di acquisti che prevedevano l'effettuazione di un bonifico parlante, quindi un bonifico con le caratteristiche che vi ho detto poco fa, se per sbaglio non venivano effettuate queste, cioè non veniva effettuato questo bonifico, ma un cosiddetto bonifico ordinario, che è un mezzo tracciabile genericamente, si perdeva la detrazione. Ad oggi vi dico, state pure tranquilli, se mai vi sbagliaste, c'è una trafila un po' più lunga per tenersi in tasca la detrazione, che è quella di andare a richiedere, e spero Stefano e Lorenzo che non ti sia capitato, è quella di andare a richiedere al fornitore prova dell'avvenuta emissione della fattura, prova del fatto che questa fattura è stata registrata e prova del fatto che l'eventuale IVA, quindi 22%, è stata regolarmente versata. A fronte di tutto questo plico che sostituisce il bonifico parlante, è possibile non perdere la detrazione, quindi evitare storni e ristorni di denaro, ribonifici di denaro per rifare il bonifico corretto. Basta semplicemente agire nei confronti del fornitore chiedendogli le pezze giustificative necessarie. Tutto qua. Poi altri quesiti ho visto che erano simili, quindi mi chiedevano la differenza tra il bonifico ordinario, il mezzo semplicemente tracciabile, e il mezzo per quanto riguarda il bonifico parlante. Ecco, una cosa importante, mi viene chiesto se il complesso, poi io chiudo e lascio la parola a Lorenzo, il complesso degli interventi da super bonus è acquisibile, cioè diciamo è accessibile alle persone fisiche oppure anche ai titolari di partita IVA in quanto tali o alle società. Ecco, il meccanismo del super bonus è permesso e quindi il conseguente meccanismo di detrazione al 110% anche per l'installazione delle colonnine è concesso solo per le persone fisiche. Persone fisiche che agiscono in quanto tali, perché voi sapete bene che una persona fisica può essere anche titolare di partita IVA. Chi agisce
nel ruolo di titolare di partita IVA non accede al superbonus, ma può accedere ad esempio al risparmio energetico, mentre invece chi agisce nella qualità di privato cittadino proprietario di un immobile nel quale vengono effettuati degli interventi e nel complesso dei quali è inclusa anche l'installazione della struttura per la ricarica, allora in questo caso sì, è possibile beneficiare dell'attuale misura del 110 che poi verrà modificata e passerà al 70, 75, 70 e poi 65. Eccomi. Io ho concluso, aspettate che ogni tanto mi scappa qualche domanda, credo di aver concluso le domande che mi sono state poste. Se poi ci fosse una domanda dell'ultimo minuto che magari sorgesse almeno dal punto di vista fiscale o dopo che abbiamo chiuso, insomma, in chiusura, magari mi riservo di rispondere inviando il tutto alla redazione e poi vi viene personalmente, cioè individualmente inviato. Comunque, ecco, io in via personale ho risposto a tutti i quesiti e per correttezza li ho anche riportati proprio così a tutti, in modo tale che tutti avete un'omogeneità di risposte. Insomma, se magari era un quesito che non vi era venuto in mente di fare, la risposta l'avete. Lorenzo, se hai ancora tu qualche domanda, ti lascio un bonus, due, tre, cinque bonus per rispondere ai quesiti. Io ho cercato di rispondere a tutte le domande, poi c'è qualche domanda visto dove il tempo di risposta è abbastanza lungo, quindi diciamo Certo. che riesco a rispondere in un secondo momento, darò risposta a tutti, però qualche domanda richiede qualche riferimento, qualche normativa specifica, ed è difficile citare tutto in modo corretto, quindi per essere corretti prenderò verifiche opportune. Beh, allora mi permetto io di ringraziare per i complimenti. Grazie a voi, buona serata. Grazie.